arrivato il momento del mio gioco preferito con i Pop-It sul trampolino. Ovvero, mentre salterò li farò scoppiare tutti. Ok, sei pronto, cuore? Uno, due, tre. Pop, 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 pop. È troppo divertente! Wow! Oh, che bello, che bello, che bello! Non ci posso credere! Finalmente è arrivato il pacco del mio primo Pop-It! Solo che è tutto distrutto! Speriamo che all'interno il Pop-It sia ancora integro! Non sto più nella pelle! Ok, devo aprirlo. Allora, facciamo così. Ok, perfetto. Poi apriamo questa. Apriamo quest'altra. E ecco qui il mio Pop-It. Oh, la scatola è gigantesca all'interno. Ma in realtà dentro c'è solo un Pop-It. Io sinceramente credevo che la sorpresa all'interno di questo pacco fosse migliore. Ho aspettato 2 settimane per questo pacco. 2 settimane. E c'è un Pop-It senza colore all'interno. Cioè, guardate, non è giallo, non è verde, non è rosso, non è blu, non è arancione. È bianco. Perché? Uffa, questo Pop-It è bruttissimo! Vabbè, dai, proviamo a testare il suono del pop. Magari è il suono migliore del mondo. Vediamo. Allora, 1, 2, 3. Cosa? Non fa neanche pop! Ehi, scusami! Cosa stai facendo? Ehi, stai calma! Devo far vedere i miei di Pop-It, mica il tuo che fa un po' schifo, sinceramente. Puzza pure! Sì, lo so, ma guarda che anche... Oh mio Dio! Che cosa vuoi? Non guardarli? Tutti sono invidiosi dei miei Pop-It perché io ne ho tantissimi e loro no, e sono pure brutti. Però almeno io ne ho tanti e non li presto a nessuno perché sono tutti miei. Guardate quanti ne ho! Sono infiniti! Questa scatola è gigante! Che bello avere tanti Pop-It! Potrei nuotare tra i Pop-It, guardate! Forse era meglio se li lasciavo nella scatola. Pulizia! Guardate, questo è il mio preferito. Quello a farfalla vola anche. Vai, vola farfallina. Vola! È bellissimo, vero? Mi emoziono sempre quando la vedo. E fa un pop bellissimo. Entusiasmante, direi. Io ho anche l'hamburger, perché mentre mangio l'hamburger gioco con il mio Pop-It hamburger. È bellissimo, questo secondo me ha il pop più bello di tutti i Pop-It. Pure più bello della mela e dell'unicorno, che ormai è passato di moda. È troppo divertente giocare con questo perché mi sento proprio rilassata, sapete, con tutto lo stress del lavoro. Tutto, insomma, non ne posso più. Le giornate sono proprio stressanti, devo studiare per la scuola, devo... Che cosa stai facendo? Tu, ladro! Io non sono un ladro, è che questi Pop-It sono coloratissimi, li voglio anch'io! Sì, ma tu non puoi averli perché sennò li avevi già comprati! Beh, in realtà io ne ho comprato uno, ho utilizzato tutti i soldi che avevo della mia paghetta, solo che mi è arrivato oggi a casa e beh... È una tragedia! Che tragedia? Quel Pop-It, beh, quel Pop-It è incolore! E a me non mi interessa, perché questi sono i miei Pop-It bellissimi e nessuno può toccarli. O meglio, se li vuoi toccare devi pagare 10 euro. Il mio Pop-It è incolore! 10 euro! Incolore! Non mi tocca! Il mio Pop-It non ha un colore! Senti! Che tocchi quei Pop-It che fanno schifo, non mi devi neanche toccare, hai capito? Io tocco solo i miei Pop-It di plastica pregiata. Guarda la mia farfalla, vola anche. Ma io sto vivendo una tragedia, quindi ecco, beh, tanto che sono così triste e disperato, ti volevo chiedere una cosa. Cosa? Potresti regalarmi questo Pop-It panino? No, regalartelo no, però puoi fare un pop. Ok, grazie, vado, eh. Ok, perfetto, ora puoi andare via. Io devo continuare a giocare con tutti i miei Pop-It. È stato il pop più bello di tutta la mia vita. Finalmente posso far fare ai miei Pop-It un bagno in piscina. Che ne dice, omino di Among Us? Lo fai un bagno? 3, 2, 1. Oh, che bello! E poi tu, conchiglia, che sei marina, quindi ti metterò qua appoggiata. Ecco qua, ciao! Perché sei tornata su? Devi stare giù con le conchiglie! Ehi, Pop-It conchigliesco, devi stare giù! Vabbè, ok, stai a galla. E infine, aeroplano, ti farò planare sopra l'acqua e
e ti farò salire in cielo tutto bagnato, così potrai asciugarti, guarda. Che bello, è quasi emozionante, però ora ti lancerò da solo. Ok, 3, 2, 1, voilà! È troppo divertente veder volare tutti i miei Pop-It in piscina, che ne dici? Omino di Among Us, ti piace stare in piscina, è davvero ricchi. Esatto, perché io che sono ricca posso offrire a voi una piscina bellissima e immensa per tutti i miei Pop-It. Ehi, Omino di Among Us, posso fare i pop sott'acqua? Sentiamo? È bellissimo sott'acqua. No, forse serve la frase magica. Oh, mio Pop-It, cambia colore, ora! 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 Oh, non cambia colore questo Pop-It! Cosa stai facendo, Ninna? Sto giocando con i miei Pop-It, ovviamente. Tu, sfigato? Beh, ovviamente mi sto divertendo anch'io con il mio Pop-It, guarda! 3, 2, 1, sono magia del Pop-It! Che cos'è? Che cosa hai fatto? Scusa, sembri uno stregone. Sì, esatto, uno stregone fallito, però, perché questo Pop-It non fa niente. Senti qua, senti. È rotto, il Pop-It è rotto. Sì, è bruttissimo il rumore, infatti senti il mio invece. Oh, non ci posso credere, il Pop-It più bello del mondo. Sì, è il più bello del mondo, è pure acquatico. Infatti è appena stato in piscina, senti l'acqua? La sento, e anzi quest'acqua mi ha appena fatto venire un'idea. Che idea? Ti propongo una Fidget Pop-It Challenge. E tu cosa mi offrirai, quello schifo lì? Beh, stai a vedere. Vediamo cosa hai da offrire, sfigato. Io ti metterò in gioco il mio bellissimo Pop-It acquatico, conchiglia con plastica super pregiata e pop estremamente bello. Piccoli falsacchiotti, lasciate un bel mi piace se credete che riuscirò a scambiare il mio brutto Pop-It. E vi ricordo che in descrizione trovate il nostro fantastico sito ninnematti.it con i prodotti di Ninna e Matti, come le scarpe, le carte da gioco e sicuramente non questo Pop-It, che però vi gioco per questa sfida. Hai veramente giocato quel coso? Quel coso che non funziona e non ha nemmeno un colore? Ma stai scherzando, spero? Ovviamente rifiuto. No, aspetta un attimo. Facciamo un altro round, ti prego. Ok, allora io mi giocherò il mio aeroplanino bellissimo che prima ha sorvolato i grandi oceani della mia piscina. E tu che cosa hai da offrirmi questa volta? Beh, io mi gioco questo. Ancora quello? Prima ho giocato questa faccia, adesso mi gioco questa. Basta, sai che ti dico? Io e i miei Pop-It ce ne andiamo, non te li meriti, sono troppo belli per te. Addio! Ehi no, aspetta Nina, dove vai? No! È ora del divertimento time con i miei Pop-It! Non vedevo l'ora di divertirmi un po' con loro. Vedete, c'è questo qua che non so che forma è, sinceramente sono talmente ricca che nemmeno mi interessa. Poi c'è il mio cuore è il mio preferito, sinceramente. E poi questo che mi ha regalato il mio maggiordomo. Carino. Comunque i miei Pop-It sono talmente da ricchi e talmente intelligenti che saltano con me senza che io gli dica niente, guardate. Mettiamolo uno qui e uno qui. E ora saltiamo tutti insieme. 3, 2, 1, sì! Divertiamoci tutti con i Pop-It! Il trampolino, bella invenzione. Io non ho bisogno del trampolino. Si può saltare anche senza trampolino e giocare con il proprio Pop-It. Guardate qui. E uno, e due, e tre. Vai. Ok, dritto. Vai. No, non ce la faccio, è troppo difficile in realtà. Oh no. Oh, non ce la faccio più. E ora è arrivato il momento del mio gioco preferito con i Pop-It sul trampolino. Ovvero, mentre salterò li farò scoppiare tutti. Ok, sei pronto, cuore? 1, 2, 3. Pop, 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 pop. È troppo divertente, wow! Ehi, carotina, sei
sei pronta al divertimento estremo? Sì, hai capito bene, estremo. Devi sapere che noi ricchi abbiamo talmente tanti giochi che possiamo giocare con tutti i Puppet in un gioco diverso. Tipo l'altalena, tipo il trampolino, tipo in piscina. E poi ho anche la moto d'acqua, quella però ce l'ho alla casa al mare. Vabbè, ora andiamo sull'altalena. È troppo divertente, vero Carmina? E intanto scoppio il tuo pop, 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 pop. Troppo divertente, guarda, pure a occhi chiusi. Sì, a occhi chiusi è ancora più divertente perché non so quali pop scoppio. Pop, pop, ah, è troppo divertente l'altalena, vero? Dovremmo andare in altalena più spesso, anche con i tuoi gemellini pop. Sì, sì, anzi, sai che ti dico, carotina? Ora ne prendo un altro e a te ti metto a riposare, hai giocato troppo per oggi. Mi viene un po' di mal di mare sull'altalena. Alza, 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 dove? Dove? Carotina, qualcuno ha rubato i miei Puppet, dobbiamo trovarlo! Ah, quel Puppet senza colore resterà solo un brutto ricordo. Adesso ho tutti quanti i Puppet che voglio. Abbiamo il gelato, abbiamo il cerchio verde, abbiamo il campo di Puppet per le Puppet Challenge con i dadi. Ora sì che il divertimento è massimo! Ciao, Ninna! Oh no, aspetta, aspetta, sta arrivando, sta arrivando! Ah, ah!